ore impegnative, queste ultime per i borghi e i paesi del nostro entroterra. La neve caduta in tutta la provincia ha avvolto e ricoperto completamente città come Urbino, Cagli, Fermignano. Ma come stanno vivendo questa emergenza cittadini, amministratori? Come stanno affrontando le criticità, protezione civile, carabinieri in questi frangenti? Decidiamo di raggiungere Pergola, quinta città della provincia per estensione, la città dei bronzi dorati, da 24 ore è sottonevicata e ricoperta da diversi centimetri di neve che in alcuni punti supera il metro e mezzo. Col mezzo speciale dei carabinieri siamo arrivati per il momento a Monterolo, siamo soltanto a 3 km da Pergola e qui già vedete la coltre nevosa è arrivata quasi a un metro. Ma adesso proseguiamo, andiamo ancora più su perché man mano che si avanza la situazione peggiora ulteriormente. Arrivati a Pergola ci aspettano i carabinieri con un mezzo speciale ed il sindaco che ci scorteranno in alcuni punti critici del territorio, inaccessibili in queste ore per la neve se non con mezzi idonei. Li seguiremo nei sopralluoghi e nell'impegnativo compito di aprire tutte le strade per raggiungere le persone isolate. Sì, da ieri pomeriggio che nevica interrottamente siamo andati oltre le previsioni degli avvisi e dei bollettini meteorologici. Già qui a Monterolo in alcuni punti abbiamo un metro o oltre un metro di neve e ancora potremo salire ancora in altre zone del territorio comunale. Quindi una vera e propria emergenza e chiediamo alla Regione di dichiarare lo stato di emergenza e di calamità naturale. Più di 20 i mezzi mobilitati dal comune sulle strade. È una macchina, quella che si muove in queste ore, fatta di uomini, di tecnici del comune, di assessori sul territorio e di forze dell'ordine, come i carabinieri che ci scortano e Croce Rossa, protezione civile e carabinieri forestali che raggiungono ogni angolo sperduto del comune. Siamo arrivati fin su a Montevecchio di Pergola, qui la situazione è veramente, veramente pesante. Il paesaggio è spettrale, come vedete sembra un paesaggio abbandonato, siamo sempre in compagnia del sindaco. Sindaco, per rimettere a posto le cose servono soldi, servono fondi. Servono risorse, quelle risorse che continuamente vengono tagliate agli unici enti locali, ossia i comuni che sono vicino al cittadino, ossia quegli enti che rispondono alle vere esigenze del cittadino come in questa grande emergenza. Purtroppo in soli 4 anni al comune di Pergola sono stati tagliati, un comune di 7.000 abitanti, 2 milioni e 200 mila euro. Io chiamerei il Presidente del Consiglio dei Ministri a venire a spalare la neve per le nostre strade, a rendersi conto che cosa accade nelle Marche, le Marche terremotate. E allora non vogliamo rassegnarci, continuiamo a difendere i nostri concittadini, ci rimbocchiamo le maniche, spaliamo come vedete la neve in ogni zona del nostro territorio con grande fatica e grande sacrificio. E qui di neve ce n'è veramente tanta, se l'operatore Filippo Pucci mi segue un po' qui con l'ausilio degli uomini dell'arma che tengono sotto occhio la situazione, ci addentriamo proprio nel paesino, sono 4 case, vedete qui qualcuno ha spalato la neve, guardate in quella finestra cosa si è accumulato, perché qui, vedete, adesso io provo ad andare proprio in mezzo, vedete, ecco, in questo momento sto affondando proprio a tutta coscia, perché qui la neve è veramente tanta e come vedete c'è un camminamento che utilizzano i carabinieri per vedere se ci sono persone che hanno bisogno di aiuto in questo momento. Qua la strada è completamente sepolta, vedete qui, vedete, io sono a coscia, praticamente sono bloccato nella neve, lì c'è una macchina che ci vorrà sicuramente molto tempo prima di tirarla fuori e tanto olio di gomito. Questa è Montevecchio di Pergola, veramente un paesaggio quasi lunare, completamente sepolta dalla neve.
qui a Montevecchio, insomma, tanta neve. Tanta neve. Lei abita laggiù in fondo. Io abito qua, sì. È praticamente sepolto dalla neve. Sepolto dalla neve, sì, qua, sì, no, adesso dai, andiamo bene, sì. Perché un po' ci arrangiamo con le palle, un po', insomma, arrivano i soccorsi e sì. E ci troviamo, insomma, i mezzi del comune col Bobcat adesso libereranno tutta la strada. La strada, sì, e così possiamo andare anche a Pergola a comprare i primi i viveri. Da quanto siete così? Beh, da ieri sera era cominciato... sì, abbastanza tosta ieri sera, sì. Quante siete qui a Montevecchio? Una trentina di persone sul paese. E c'è qualcuno che magari sfrutta l'occasione anche per un po' di divertimento e, come vedete, ci si attrezza anche per uscire di casa in modi alternativi. La preoccupazione maggiore in questi momenti sono le fasce deboli, come gli anziani sparsi nei casolari di campagna, magari in difficoltà perché malati. Sono loro le priorità maggiori. Adesso con i carabinieri e gli uomini del comune e il sindaco Baldelli siamo a ridosso di una casa di una signora che è in una zona un po' isolata, però vedete la strada è pulita, è stata pulita, ma per arrivare al suo cancello comunque bisogna farsi largo tra la neve. Allora adesso ci addentriamo nel camminamento che hanno ricavato carabinieri e protezione civile e andiamo a raggiungere l'abitazione di questa signora. Come vedete, anche dall'altezza del ginocchio della gente, insomma, la neve è altissima qui. Stiamo a fatica raggiungendo il cancelletto. Signora, come sta? Così, perché gli ossi quanto sono rotti, è così. Ecco. Però insomma vedo che le stanno vicino, insomma, sono arrivati carabinieri. Grazie, grazie, è venuto mio figlio, è venuto con un operaio per anche aprire un pochino le legna, tutto, è venuto, e così, e sono cascata sopra il ghiaccio. Ecco, quindi è un pericolo il ghiaccio. È un pericolo, però mi credeva che era neve, invece era floscio, invece era duro, era tirato. Insomma, state vicini a tutti quelli che hanno bisogno. Proviamo, soprattutto nelle zone più lontane di campagna, liberiamo le strade e passiamo anche dai nostri concittadini a sapere come stanno. Allora siamo arrivati grazie all'ausilio dei carabinieri e dei loro mezzi della stazione di Pergola, che ringraziamo sentitamente per averci consentito di realizzare questo servizio. Siamo arrivati fin su a Pian Rotondi di Montevecchio di Pergola, siamo, pensate, soltanto a 7 km da Pergola e qui c'è oltre un metro di neve. Qui siamo in un incrocio, si perde la cognizione, la misura di dove siamo, praticamente siamo completamente avvolti dalla neve. Dove ci giriamo il nostro sguardo a perdita d'occhio vede solo una coltre bianca, e da Pergola è tutto, con l'ausilio che ringraziamo ancora dei carabinieri siamo riusciti ad arrivare fin quassù. Marinaria? Sì. No, Marinozzi, aspetta. Perché noi piace molto, anche a me. Ho capito. La controlla di ieri, pensando a posteriori, c'è tutto. Girando al terzo centro, paese del terzo centro.